Grazie a tutti quelli, perché poi oltre ad essere il coordinatore della rete, sono il direttore dell'Ecomuseo Adda di Leonardo, ed è qui, da questa parte, che praticamente nasce il percorso ecomuseale. Avevamo deciso inizialmente di ampliare, e qui con il traghetto di Imbersago, chiaramente con il traghetto io lo chiamo di Imbersago, perché anche se fa l'altra sponda, qualche altro lo chiama impropriamente di Leonardo, ma è qua. Sostanzialmente qualche studio Leonardo lo ha decisamente fatto. Leonardo, voi sapete che oltre ad essere l'inventore o scienziato che è stato anche uno scrittore di novelle, e Leonardo scrive a proposito di un rasoio che viene utilizzato dal barbiere per tagliare queste barbe, e praticamente sto rasoio dice: ma come, io così bello, perché ne vede un altro che stava asciugando al sole, con il sole che si riflette sulla lama, dice: ma come, io così bello, così intelligente e compagnia, prega il Signore a che preservi la luminosità della lama, e chiede di essere chiuso all'interno del manico. E il Signore esaudisce questa sua preghiera, lo chiude all'interno del manico, e dopo un po' di tempo dice: ma come, io la mia intelligenza devo averla chiusa all'interno del manico e nessuno può sapere, posso dimostrare di essere intelligente. Ma quando riapre il manico e chiede ancora al Signore di aprirlo, quando riapre il manico è seghettato, è arrugginito e compagnia. Qui siamo in una situazione dove il comune, il parco, l'ecomuseo e tanti attori sul territorio stanno dando prova di coraggio e di intelligenza per riuscire, quindi non ce l'hanno chiusa nel manico questa intelligenza, ma la rendono disponibile a tutti, stanno dando prova di grande operosità per quanto riguarda la valorizzazione culturale e turistica del territorio. Diceva Serafino prima, a proposito di un percorso della fede, noi stiamo studiando un percorso che parte dalla casa natale di Papa Giovanni, per arrivare sull'altra sponda dove lui andava alla Madonna del Bosco a pregare. Un elemento, oggi vanno di moda i percorsi religiosi e noi chiaramente non possiamo far finta che non esistono, alcuni percorsi sono già inseriti nel Cammino di Sant'Agostino, questo sarà un nuovo percorso sul territorio che andrà a prendere oltretutto una parte di territorio che è estranea al Parco Adda Nord, ma comunque ci proviamo e grazie all'aiuto di tutti e all'aiuto di chi poi arriverà a soggiornare in queste ambite sponde, noi ringraziamo tutti e a questo punto ce ne andiamo anche verso il buffet, che forse è meglio. Prima è nato, ah già, prima è nato.